Le gambe aperte come larghezza delle spalle, pieghiamo le gambe per tutto il tempo di questi esercizi. Poi ci sarà la variante. Ora le gambe devono essere piegate. Lavoreremo per la nostra colonna vertebrale. La muoveremo a 360 gradi di quello che lei ha bisogno, perché noi muoviamo la colonna vertebrale tutto il giorno a 360 gradi. Giù la testa, giù il collo, giù le spalle, vado giù. Le mani vanno verso la terra, le gambe sono piegate, la testa tra le gambe. Giù la testa, devo guardare dietro, la parte cervicale si allunga. Salgo toccando il petto con il mento, salgo toccando il petto con il mento. Ultima la testa, ultima la parte cervicale, le gambe sono piegate. Di nuovo, giù la testa, il collo, le spalle, vado giù. Allungo, molla, molla il collo, guarda dietro, guarda dietro, guarda dietro, guarda. Sali curvando, tocca il petto con il mento, le gambe piegate, piegate, piegate. Percepisci come si muove la colonna vertebrale, come si muove. Di nuovo, giù la testa, il collo, le spalle, molla la colonna vertebrale, butta fuori tutto lo stress, buttalo fuori, butta. Sali curvando, stringi i glutei, tocca il petto, le gambe piegate, sali, le gambe piegate, 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 su, ultima volta, giù, scendo, butto fuori tutta l'aria, completamente, fuori, 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 salgo curvando. Salgo curvando, allungo, 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 ultima la testa. Ora stendo le gambe, stringo forte i glutei, svuoto la pancia, giù le braccia. Vado a destra, la lettera C, la colonna vertebrale 1 e a sinistra 2. A destra mi lascio andare, 1, alzo bene il mento e a sinistra 2. Ancora, a destra, ogni movimento è accompagnato dalla respirazione. E a sinistra, butto fuori l'aria. Bene. E ancora, a destra, smuovo tutto e poi smuovo a sinistra. Torniamo dritti. Se possibile, intrecciamo le dita delle mani, le mettiamo dietro la testa nella parte più alta, apriamo i gomiti. Cresci in alto, girati a destra, 1, gira a sinistra, 2, gira a destra, 1 di più, gira a sinistra, 2 crescendo, a destra, 1, benissimo, e a sinistra, aumenta, 2, e ancora a destra, aumenta, 1, e a sinistra aumenta 2. Torniamo in centro, stop. Attenzione, coinvolgiamo anche le gambe oltre la colonna vertebrale nello stretch. Chiudo i gomiti, abbasso la testa, tocco il petto, stop. I gomiti vanno a toccare le ginocchia. Vado giù, vado a toccare le ginocchia, la direzione è quella. Tocco o non tocco non ha importanza, ma la direzione è questa. E le gambe sono stese, dovete sentire come si allungano posteriormente. Sali curvando, tocca il petto, tocca il petto, tocca il petto. Bene, e apri i gomiti. Le gambe sono stese ora. Chiudo i gomiti, abbasso la testa, vado giù. Vado a toccarmi le mie ginocchia, la direzione è questa, svuoto la pancia, le gambe stese, salgo curvando, salgo curvando, salgo curvando, ultima la parte cervicale, poi gomiti, chiudo di nuovo e abbasso la parte cervicale,
dorsale, giro vita, lombare, molla, 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 altro millimetro di stretching. Sali, le gambe stese, le gambe stese, le gambe stese, ultima parte, ultima la cervicale, poi apri i gomiti, ultima volta, chiudo i gomiti, abbasso la testa, scendo, espiro l'aria, espiro l'aria, espiro. Salgo curvando, stringo glutei, blocco il bacino, bene, e apriamo i gomiti, giù le braccia, pieghiamo le gambe, molto rilassate, appoggiamo i glutei, le mani sopra i glutei nella parte un po' più alta dove abbiamo i reni. Cosa facciamo? Spingiamo il bacino avanti, gomiti dietro, la testa dietro. Torniamo, le mani toccano le ginocchia, stop, giù la testa, tocco il petto, le gambe piegate, piegate. Salgo, le gambe piegate, le mani dietro. Spingo il bacino avanti, gomiti dietro, la testa dietro. Arrivo dove posso. Torna la testa, chiudo, curvo la schiena, piego le gambe, le mani toccano le ginocchia. Piega le gambe, piega, curva la schiena, piega, piega, piega le gambe. Sali curvando, sali, il bacino è avanti. Le mani dietro, di nuovo, spingo la pancia, bacino avanti, gomiti dietro, la testa va dietro. Torno, le gambe piegate, vado a toccare le ginocchia, chiudo la testa, mi guardo ombelico, bene, le gambe piegate. Torno su, ultima volta. Le mani sopra, dietro, spingo il bacino, i gomiti dietro, la testa dietro. Torno e curvo la schiena. Chiudo, 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 chiudo completamente. Andiamo su, stendiamo le gambe. Più rilassati possibile, faremo il giro della nostra colonna vertebrale. Decidiamo con calma. Via. Vai, piano, piano, a destra, ok, di nuovo, secondo il giro, a destra, bene, abbandonatissimi, bravi, terzo, a destra, benissimo, e quarto, a destra, e poi ci fermiamo in centro, stop. Quattro giri a sinistra, uno, e giro, e ancora, due, percepisco tutta la mia colonna vertebrale che si muove, vado, tre, abbandonatissimi, bene, e ultima, quattro, e torniamo in centro, completamente dritti, stop. Prendo l'aria dal naso, butto fuori con la bocca, prendo l'aria dal naso, butto fuori con la bocca. Stop.